sai, Draghi va per conto suo. Draghi ha in testa le cose che deve risolvere, che sono sostanzialmente due: la pandemia con la campagna vaccinale e il recovery plan. Io ho sempre pensato, ma questo non è una scoperta, che ci sono due governi in uno stesso governo. Ce n'è uno che è quello di Draghi, con i 4-5 ministri con cui deve fare quelle cose, le sta facendo, ha sostituito il commissario, ha sostituito il capo della protezione civile, cioè sta mettendo le mani nelle zone, nelle aree dove lui deve metterle. Dopodiché il resto però, è Andrea, quello che accade nel PD, quello che accade nel Movimento 5 Stelle non sfiora neanche il governo Draghi. Io capisco, no, che tu dici ci sono due piani, però poi l'altro piano è quello dei partiti, che i provvedimenti li devono votare, eccetera eccetera. Certo, su questo non c'è dubbio, però sai, faccio fatica a pensare che su quelle questioni fondamentali, che sono appunto legate alla pandemia e legate al recovery plan, ci sarà, diciamo, una situazione di tumulto all'interno dei partiti. Le altre cose sono state rimandate e probabilmente non verranno fatte. Penso alla legge elettorale, penso a tutte le altre cose, no, che si immaginava che questo governo dovesse fare. Secondo me Draghi procede per la sua strada, procede anche a livello europeo e non soltanto, perché abbiamo visto che alza il telefono, parla con la von der Leyen, blocca i vaccini che devono andare in Australia dicendo no, prima devono venire da noi, bisogna rispettare il contratto con l'autorizzazione e il sostegno dell'Unione Europea, per cui diciamo che lui sta andando avanti per la sua strada come un treno, su questo non c'è alcun dubbio. Quello che accade all'interno del PD è un problema del PD, non credo che nessuno, né dei 5 Stelle né del PD, di fronte al voto sulle questioni fondamentali si tirerà indietro, perché sarebbe un disastro ulteriore dentro un disastro che già hanno. No, ma infatti lo stesso